Signorina, lei ha capito chi sono? No. Lei adesso mi chiama immediatamente il direttore. È un'emergenza. Direttore, finalmente. Sì, lo so, mi scusi l'ora. Sono arrivati i fondi? Bene. Domattina io sarò alla banca, all'apertura. Nel frattempo lei avrà trasferito tutti i fondi sul conto delle isole Cayman. Tutto tranne 1 milione che ritirerò personalmente domani, in contanti. Sì, dollari va benissimo. Tutto chiaro, direttore? Direttore, tutto chiaro? Bene, a domani allora. No, 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 no! Non rispondere. Ho paura. Ho solo una gran paura. Non ti preoccupare, domani sarà tutto finito. Vivremo per sempre così. Si dimenticheranno di noi. Comunque dobbiamo abbandonare tutto. Ricominciamo da capo. È colpa tua. Io non volevo tutto questo. Non lo volevo. Non voglio essere povera. Non voglio dover strappare la vita con i denti. Non hai fatto altro che mentirmi. Tu non volevi me. Volevi i soldi, volevi il potere. Io l'ho conosciuta la miseria. Non ci voglio tornare. Non ci voglio tornare. Io invece mi sono innamorata come una scema. Anche io ti amo. Ho voluto tutto, ma soltanto per dividerlo con te. Ti amo, però non lo so come va a finire. Io non voglio morire. Non voglio morire. Stammi vicino. Stammi vicino. Non mi lascerai mai sola, vero? Ma che faccio senza di te? Irina. Sono stata io. L'ho ucciso io. Chi? Martin. Avevi ragione tu. Quando l'ho trovato morto con le pillole in mano, l'ho portato via. C'era solo l'aspirina dentro quella boccetta. Ho scambiato il farmaco con l'aspirina. Lo vedevo peggiorare di giorno in giorno. Aspettavo solo il colpo finale, che gli avrebbe distrutto il cuore. Hai ucciso anche Catherine? No. La odiavo, ma non avevo il motivo per ucciderla. Pensavo fosse stato tu. Io no. A me le persone piacciono vive. Magari si è uccisa da sola. Non credo. Quando l'ho vista in clinica poche ore prima, era piena di vita, aggressiva, pronta a combattere contro di noi. Amava e odiava con la stessa intensità. Ha ucciso un uomo soltanto perché l'ha tradita. E poi ha deciso di regalare tutta la Fisher agli africani. Allora chi è stato? Non lo so. Ma basta morti, basta sangue. Diciamoci sempre tutto, basta con le bugie. Basta bugia. Cambiamo vita. E dimentichiamo tutto.
Anche questo. Speravo di non dover più partire in questo modo. Sono già scappata da San Pietroburgo tanti anni fa. Dopo qualche anno ho incontrato Martin e mi sono illusa di aver trovato la serenità. Sì, ho avuto tutto questo. Ma anche con lui la vita era un inferno. Andiamo in banca. Voglio prendermi tutto. Tutto fino all'ultimo centesimo. Andiamo. L'aereo è pronto? È tutto a posto. Ci sta aspettando. Forse è meglio avvertire il comandante, così siamo più sicuri. Ci ho appena parlato, mezz'ora fa. Bene. Prego. Il direttore. Lo chiamo subito. La somma totale bonificata sul Overseas Bank of Cayman Islands ammonta a 522 milioni di euro circa. Queste sono le lettere di credito al portatore con le quali potrà riscuoterli. Tra 48 ore. Due giorni. Perché? Si tratta di una somma notevole. Bisognerà effettuare dei controlli. Comunque, dai miei calcoli mancherebbero ancora 70 milioni. Beh, deve calcolare i contanti che le ho appena consegnato e le nostre commissioni. Commissioni? Beh, una bella commissione per aver premuto due tastini di un computer. Ha detto bene, avvocato. Tasti di computer. L'operazione finora è puramente virtuale. Trasferiremo a nostro rischio soldi che non abbiamo ancora visto. Se la catena si dovesse interrompere. Non si interromperà. Direttore? Avvocato? È andata bene. Poco prenderà il sole alle Cayman. Quanto tempo resteremo laggiù? Il tempo di investire i nostri soldi. Non ti preoccupare, non si sta male da quelle parti. Non ci possono fare più niente, vero? Siamo noi ad avere in pugno la Fisher. Abbiamo i soldi. E soprattutto abbiamo questo. Che cos'è? La nostra assicurazione sulla vita. E anche la nostra pensione per la vecchiaia. Il trio di Schubert. Sentirai che musica. Oddio, sono loro. Sono loro, ci hanno trovato. Oh mio Dio, fa qualcosa! Oddio!
prego. C'è anche una donna. Che ne dobbiamo fare? No, va bene. No, vi prego, no. Passami il fucile. No.